Buongiorno da Fabio Sebastiani, in studio per il consueto appuntamento con l'informazione qui a Radio Rete Edicole. Cominciamo il nostro giornale radio con una vicenda che riguarda l'Unione Europea, anzi la Commissione Europea, il cui presidente Jean-Claude Juncker, secondo quanto scrive il Guardian, è al centro di uno scandalo su evasione ed elusione fiscale. Di che cosa si tratta? Dunque, negli anni scorsi Juncker è stato presidente premier in Lussemburgo e secondo alcune rivelazioni che vengono fuori da documenti diplomatici riservati insieme al consorzio di giornalismo investigativo basato a Washington e alla radio tedesca NDR, Juncker da premier avrebbe favorito in qualche modo alcune multinazionali per quanto riguarda l'elusione fiscale. C'è la reazione chiaramente dei deputati del Parlamento Europeo, in particolare Sergio Cofferati ed Elise Klein, parlamentari europei del gruppo dei socialisti e dei democratici. Le informazioni emerse in questi giorni sull'azione negativa svolta da Lussemburgo per bloccare azioni di contrasto ad evasione ed elusione fiscale sono gravissime, dicono i due deputati. Abbiamo richiesto che il Presidente della Commissione sia audito al più presto dalla Commissione d'inchiesta del Parlamento Europeo sui Panama Papers e che chiarisca fino in fondo le responsabilità e iniziative intraprese da Lussemburgo a livello europeo su questi temi. Secondo le stime, in Unione Europea si perdono ogni anno fino a 1.000 miliardi di euro tra evasione ed elusione fiscale. Eppure, aggiungono i due deputati, sono anni che i governi europei dichiarano pubblicamente il loro impegno contro evasione ed elusione fiscale, ma poi indeboliscono in segreto gli strumenti per contrastare questi fenomeni. È necessario garantire al più presto un efficace scambio automatico delle informazioni e piena trasparenza sulle tasse pagate dalle multinazionali paese per paese, stabilire sanzioni dissuasive contro i paradisi fiscali all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea, dicono i due parlamentari, e contro gli intermediari che favoriscono strategie fiscali aggressive e definire una base imponibile comune consolidata per le imposte sulle società. Cambiamo argomento, parliamo di migranti. Circa 1.100 persone hanno tentato di attraversare il 1° gennaio il confine spagnolo a Ceuta, scavalcando la recinzione che separa l'enclave spagnola in Nord Africa dal Marocco. Non soltanto due migranti sono riusciti a raggiungere il suolo spagnolo, ferendosi entrambi mentre scavalcavano la recinzione alta 6 metri. Alcuni sono rimasti aggrappati alla grata e sono stati recuperati con delle gru, altri 100 migranti sono riusciti ad oltrepassare in un primo momento la recinzione, ma le guardie spagnole li hanno subito respinti in Marocco. 5 poliziotti spagnoli e 50 poliziotti marocchini sono stati feriti negli scontri con i migranti. A dicembre altri 400 migranti erano riusciti a scavalcare la recinzione di Ceuta. Centinaia di migranti provenienti dall'Africa subsahariana vivono illegalmente in Marocco e ogni anno provano ad entrare a Ceuta e Melilla, le due enclave spagnoli del Nord Africa, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Ed ora passiamo alle notizie dall'Italia. Nei giorni scorsi c'è stata una gravissima aggressione compiuta nei confronti di un medico in servizio presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. Su questo episodio c'è stata la reazione della NAO Assomed, che in un comunicato parla appunto di un medico che stava svolgendo con professionalità e correttezza il proprio servizio e che è stato aggredito da parte di un gruppo di uomini incappucciati. Questo testimonia, dicono i medici ospedalieri, una deriva inaccettabile, una violenza inaudita che fa seguito ad una lunga scia di minacce e di intimidazioni contro chi mette la faccia davanti ad un disagio crescente, non può rimanere senza risposta da parte di quanti hanno il dovere istituzionale di proteggere un lavoro svolto in condizioni che peggiorano ogni giorno che passa, arrivando in alcune aree del paese a livelli di gravità sconcertanti. I medici ospedalieri chiedono interventi urgenti ed incisivi anche da parte degli stessi ministri competenti della salute e degli interni per garantire la serenità e la sicurezza dovute a chi tutela diritti fondamentali dei cittadini. Rimaniamo sempre in campo sindacale perché oggi a Milano, da pochi minuti e fino a mezzogiorno, davanti all'Accademia e Pinacoteca di Brera, ci sarà un sit-in organizzato dalla Fillea CGIL di Milano e della Lombardia, un presidio con volantinaggio delle lavoratrici e dei lavoratori che restaurano gli edifici del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese. Restauratori che sono pagati con stipendi molto al di sotto rispetto al contratto, nell'indifferenza del Ministero dei Beni Culturali, dice il sindacato, e nonostante le norme
norme del nuovo codice degli appalti. La fillea CGIL ha raccolto con la sua campagna Mi batti un colpo migliaia di firme e le consegnerà al ministro Franceschini il 5 gennaio per contrastare questa pratica al ribasso nelle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo a fianco a loro, dichiara Florindo Oliverio, segretario generale della funzione pubblica della CGIL Lombardia. Appalti privi di regole che mortificano i diritti di chi lavora sono tanto più odiosi quanto sono promossi da un'amministrazione dello Stato che invece dovrebbe garantire trasparenza, legalità, diritti. Anche per questo il tema degli appalti dovrà diventare centrale nei prossimi rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici. Anche per questo chiediamo sin da ora a tutti e tutti di votare sì al referendum promosso dalla CGIL. Una tegola rischia di abbattersi sui pensionati italiani che da febbraio potrebbero essere costretti a restituire allo Stato parte della rivalutazione degli assegni risalente all'anno 2015. Si tratta nello specifico dello 0,1% di differenza tra inflazione programmata e quella effettiva su cui è stato calcolato l'adeguamento al costo della vita delle pensioni. La denuncia arriva dall'Ospic CGIL che rileva come nel decreto mille proroghe non ci sia l'intervento con cui si doveva risolvere la questione. Anche quest'anno, conclude l'Ospic CGIL, l'esecutivo del governo, quindi il governo si era reso disponibile ad intraprendere la stessa strada, ma per ora non lo ha fatto. Chiediamo pertanto al ministro Poletti di intervenire urgentemente per evitare che si penalizzano ancora una volta milioni di pensionati italiani. E siamo alle notizie, all'ultima notizia che riguarda il settore dell'editoria. Il 2016 sarà ricordato come l'anno nero del comparto bancario in Piazza Affari, ma nemmeno il mondo dell'editoria è rimasto al riparo dalla burrasca. Dal gruppo Sole 24 Ore a Italia Online, negli ultimi 5 anni, i grandi gruppi editoriali italiani hanno assistito a una drastica contrazione del giro d'affari, passato da 5,7 a 3,9 miliardi. Il fatturato degli imperi dei media tradizionali italiani si è ridotto del 32,6% e sono saltati 4.500 posti di lavoro. Non si arresta inoltre l'emorragia di lettori della carta stampata. Dal 2011 al 2016 la diffusione di quotidiani è scesa del 34%. Tra i gruppi editoriali è Class Editori a registrare la performance peggiore Piazza Affari nel 2016. Il titolo della casa editrice attiva nel campo dell'informazione finanziaria e del lifestyle dei beni di lusso ha perso il 53,8%. Il gruppo Sole 24 Ore segue a ruota con una perdita del 43,6%. A seguire troviamo la Poligrafici Editoriali, che edita il quotidiano nazionale a cui fanno parte il resto del Carlino, Nazione e Il Giorno, con perdite pari al 40,4%. Monriff Group ha chiuso il 2016 con un meno 28,7%. Il gruppo Espresso ha fatto un meno 28,5%, quindi segno che il mercato non ha gradito la nascita del Polo Repubblica Stampa, mentre Caltagirone Editore, quindi parliamo del Messaggero del Mattino, ha ceduto il 28%. Bene, questo è tutto per il momento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. We'll be right back.
talade nyss ur de bristande isarnas sten. Guld har du strött över vågornas väll, guld över klippornas krön. Aldrig jag visste som nu var förnamn, vad världen är väldig och skön. Herre, ditt ansikte ser jag idag och viskar dig vilset en bön. Väck denna i mera min fråga som hörde sitt eko och grät. Släck den förintelsens låga i nervernas blodiga nät. Se på mig, maskarnas like. Herre, jag ber dig ju blott, lär mig att älska ditt rike och bära de dagar jag fått. Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicola. Dopo il nostro giornale radio andiamo verso lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Prima però una piccola scheda sulla programmazione di giornata. Alle 10:40 mandiamo